Questo è il secondo video che prende lo spunto da Floating Piers. Riproduco per comodità di riperimento su YouTube te la schermata del primo. In fondo questi videini sono l'occasione per mostrare e proporre treni, bei treni, vecchi treni da ferro bipartito, ecco. Lago Sebino, arrivando ad Iseo, imprescindibile sfilare davanti a quel museo vivente a cielo aperto che è il deposito della Brescia Iseo Edolo. E c'è il famigerato, per gli automobilisti, passaggio a livello. Scontata opportunità aggiunta, invece, secondo me. Nello scalo i deviatoi tutti rigorosamente a mano. Tipico rumore diesel da treno, tipico rumore da lavatrice degli Stadler. In stazione dove sopraggiunge l'occhialuta. Fastidioso lamento in sottofondo, un inopportuno, sempre per il rumore, tosa erba. Segue a ruota la 668-143, metà anni 90, tipo le 663FS, in Ivrea Trenò. ...1994, 1980, fine anni 60-70, le D753 ciechi. Un feriale lunedì-venerdì per Brescia di mezza mattinata. Passo pedonale d'autore, vera e propria postazione alla Svizzera per le riprese. Alla Nord Cargo dal 2003 le occhialute cieche hanno motori Caterpillar da 1170 kW, velocità 100 all'ora. Abituale la presenza in stazione del treno dei sapori. Il DIE va a Rovato. In stazione torna la 143 che era uscita per una breve corsa prova.
143 torna in deposito. Altratina con colonna idrica, originali SNFT, anno 1921, anche lato idolo. Il CNE del treno dei sapori, l'ultimo CNE ancora in funzione. 7 costruzione Breda arrivarono fra il 1961 e il 63. Gli ultimi 3 costruzione Reggiane e con motori Isotta Fraschini, tra cui questo 517, arrivarono nel 1980. Il 333 diretto a Brescia, delle ore 10:33 è in partenza. Prestare attenzione, non attraversare i binari, non passare la linea alta. Un'era e il suo stile. Trainspotting, adatto ai vecchierelli. Sto attendendo una Arzilla vaporiera di 133 anni. Ce n'è una sola attiva più vecchia di lei in Europa. Attendo la Coulier 200-05 delle Nord. Oggi fa una ricognizione senza passeggeri da Brescia a Sale Marasino in vista di un treno ufficiale con sole autorità collegato a Floating Piers. Visto che, ma va, mi dicono che la Coulier porterà quel cincinino di ritardo, prendo questo, sic, ermetico Stadler, no finestrini apribili, e riparto col video da Sulzano. Il vecchio imbarcadero, di fronte Montisola, col borgo di Peschiera Maraglio. Tutti sanno tutto sulla passerella di Cristo, perché elementare, tutti hanno già visionato il mio primo videino. Scherzavo, ok, telegrafico.
dal 18 giugno al 3 luglio, i giorni più lunghi, un pontile galleggiante, quasi 3 km sulle acque, un paio sulla terraferma a Montisola, pontile che sarà naturalmente ricoperto da tela poliammidica color giallo oro, collegherà, importante in via temporanea e breve, la sponda di Sulzano con Peschiera Maraglio e proseguirà fino alla piccola isoletta di San Paolo. Altra nota, è un'opera da una decina di milioni di euro che Cristo finanzia tutta da sé, con la vendita di disegni e bozzetti, niente pubblicità, mai. Ecco il punto di partenza e il primo modulo galleggiante. Ogni modulo, 100 metri di lunghezza per 16 di larghezza, formato da parallelepipedi di polipropilene di centimetri 50-50 per 40, accostati e avvitati fra loro. Il pontile galleggiante sulle acque sarà ancorato al fondale con 150 ancore da 7 tonnellate. L'isola di San Paolo è già collegata a Montisola. Poi ci farò un giretto in battello. Ricordo che il tutto sarà solo una struttura temporanea a pochi giorni, un'idea di Cristo, l'artista bulgaro statunitense che con le sue opere stupisce, appassiona e a volte pure infastidisce molti nel mondo intero. In quella strettoia il punto di partenza. Calcolano e prevedono sulla passerella un flusso di 17.000 persone nelle 24 ore. Sarà sempre aperta e l'accesso gratuito, come è nella filosofia di Cristo. Ma secondo me già arrivare qui sarà un caos. Poi nella strettoia fra le vecchie case del borgo immagino i problemucci di logistica. Sarà una gran bella sensazione fluttuare sulle onde. L'isola di San Paolo è già collegata a Montisola, tranne un breve varco per i battelli che sarà chiuso fra un paio di giorni. Il porticciolo con l'imbarcadero moderno e con vista sul troncone iniziale del pontile. Bella panoramica poi sulla passerella già posata tra Montisola e l'isoletta di San Paolo. Ora un'occhiata da vicino là dove l'assemblano la Floating Piers. Il borgo di Pilzone col suo bel porticciolo e un'ottima terrazza dove poter osservare il montaggio delle chilometriche passerelle. L'araba fenice, elegante ed imponente edificio del XIX secolo, tendente al Liberty, è un hotel e ristorante. La punta di Monte Collino, laddove gli idrovolanti caproni usavano lo scivolo che ora serve a Floating Piers. Oltre che fabbriche base di idrovolanti, negli anni 30 e 40 del secolo scorso Monte Collino fu anche base di segreti mini sommergibili d'assalto. Oltre il porticciolo la mole di Montisola, sopra Sensole la rocca Martinengo del tempo dei Guelfi e Ghibellini.
stretti, il lago, la ferrovia, la strada, poi i monti. Stringe pure il tempo, via Aiseo, arriva la Pouillet, anno 1883, veterana di 133 annetti sul binario. Ricevuta sul primo binario, la 200.05 rallenta solo e prosegue per Sale Marasino. L'inseguimento alla vaporiera deve attendere, sempre spazio prima alle trappulelle. Subito sfilano i resti della fabbrica della Caproni a Montecolino, ora sede dell'impresa Floating Pears. Segue il Liberty dell'Araba Fenice, ospitò persino Churchill nel 1944. La vecchia litoranea risale al 1870, bella, sì, ma strettina e soprattutto senza marciapiedi. Pensano proprio di chiuderla al traffico durante le 2 settimane d'apertura di Floating Piers. Solo navette, 24 ore al giorno. La mole di Montisola col Golfo di Peschiera. Attraversamento di Sulzano. Montisola incombente al centro del lago. Il lago verso Marone è bello, poi piega a destra e c'è Pisoni. Ecco Sale Marasino, dove si è attestata la corsa prova del treno storico delle Nord. Oltre la normale navigazione lacustre, da Sale Marasino anche un traghetto diretto per Carzano, alto borgo di Montisola. Inconfondibile stile 1800 dei fabbricati viaggiatori. La manovra per riportarsi in testa al treno per il ritorno. Dici, occhio alla giacca! Cima Montisola, Madonna della Cerriola, panorama unico garantito dal 1500. Un furgone con un serbatoio portatile d'acqua, motopompa, il tubo che passa sotto le rotaie deve transitare una precedenza. anni, massa di 28 tonnellate, 275 cavalli, 60 all'ora, distribuzione Walcher, vapore saturo, semplice espansione, 2 cilindri esterni, nel 1974 il suo primo treno storico.
Brava la ciliegina, 668 Omeka anno 1980, livrea d'origine. Salgo sulla rossa Terrazzini di terza classe CD601, comparto bagagli e servizio postale. Spartane panchette in legno, nota la terza classe in Italia fu abolita nel 1956. Suoni, rumori, aromi e fumi del tempo del vapore, ma solo un paio d'ore dopo i suoni e l'atmosfera nella bella stazioncina sono mutati, ecco come. Pendolare 2.0 non c'è confronto, ma da vetero ferrovipatico, senz'altro torno indietro di 133 annetti. Questa ho accennato una corsa prova, tra 4 giorni, sabato 28 maggio, la 205 con le sue ultracentenarie vetture porterà l'amministratore delegato di Trenord e il governatore della Lombardia a poggiare i piedi sulla fluttuante passerella. Anticipo eccolo l'articolo che pubblicherà l'Eco di Bergamo e anticipo anche il fatterello che sabato farò un viaggetto proprio in cabina della cara Cuglie 205. Sarà tutto nel prossimo video. Carbone, energia e fumo e bruscolini di carbone negli occhi. Sarà presa d'assalto questa tranquilla stazioncina nelle 15 giornate di Floating Piers. Locotender, sì, la 205, ma tanta storia.
furono sette le loco consegnate dalla belga Cuvier nel 1883 alla SFT, Società Ferrovie del Ticino, per l'esercizio sulle linee Como Varese Ravino e Saronno Marnate. Le due linee nel 1888 passarono alle Ferrovie Nord Milano e le loco assegnate ai treni più leggeri e via via negli anni a compiti più umili. Negli anni 20 l'elettrificazione delle linee e le loco sempre più a servizi di manovra. Particolare a Milano Cadorna. Proteste degli abitanti degli anni 60, loco accantonato. Sulle fluttuanti passerelle questo, che quindi non sfuggono al passaggio a Montecolino. Ci siamo, in deposito andiamo. Glorioso deposito officine SNFT. Pardon, Trenord, sì. Nuovi treni, gli ATR 125 hanno pochi mesi. Vecchia locomotiva, rotabili di 40 passa netti fa. Più che mai, museo vivente a cielo aperto, il deposito di Iseo. In sequenza, rimorchiate per 668, occhialuta cieca. Le tre aragoste di 145 Fiat che Nord Milano Esercizio ordinò nel 1994, con intercalato un ormai defunto CNE. Chiude la rassegna, altra occhialuta 10520 Nord Car.
le fiotte B-68 Breda anno 1960 erano 12 più 2 bagagliai opposti, consegnate insieme alle 4668 Breda serie 110, consigli alle 2004 FS. Morbido velluto in prima classe, anche in legno in seconda, spartane panchette in terza e ai primordi delle ferrovie esisteva pure la quarta classe, prezzi minimi, treno, un mezzo di trasporto per tutti. Certo che anche in prima classe, e parlo fino attorno al 1850, viaggiare non era certo come lo immaginiamo noi. Mancavano riscaldamento e illuminazione, a parte le borse d'acqua calda e le lampade ad olio, ma in prima classe. L'illuminazione a gas arrivò verso il 1870, il riscaldamento quasi a fine 1800. Carro IF0363, serie X, carri dal 61-73, ricavati nel 1959 dalla ricostruzione di carri chiusi costruiti dalla CET nel 1916. Era 133 anni di progresso ferroviario a PR125. Ogni anno 1967 assiste allo spegnimento. Un'idea dall'alto di come è disposto il deposito officine. Il quadratino giallo indica la posizione della 200-05 che rimarrà in deposito a Iseo, mi dicono, almeno fino alla chiusura di Floating Pins. Il sottofondo lo fa la TR-125. Da Brescia arriva un B1, cioè il complesso di 2668 con rimorchiata B68 al centro. In un angolo del deposito, sempre più fermo e immobile da tempo, nonostante sia in perfetta efficienza, l'autobus a su rotaie, lo Schienenbus, Machifer, automotrice leggera a due assi costruita su licenza dalla Machi, metà anni 50. Prestare attenzione, non attraversare i binari, non frequentare la linea gialla, treni in arrivo. Treni in arrivo. Non tutti i treni fermano a Pilzone, dove, andando a prendere il battello Sulzano, voglio ripassare per un'altra occhiata al montaggio della passerella.
Vado dunque con la mia carriola. Ennesima vista panoramica sugli spezzoni già montati e pronti per essere posizionati. Il gommone con maestranze che sfreccia verso la base operativa di Floating Piers all'ex scivolo degli idrovolanti Caproni a Montecolino dà un'idea della grandezza dell'opera. Riassumo arrotondando. 750 metri il ramo da Sulzano a Montisola a Peschiera Maraglio. 700 metri il collegamento da Montisola a Sansole all'isoletta di San Paolo e ben 1200 metri il più lungo, l'altro collegamento, la bretella da Eri, sempre Montisola, all'isoletta di San Paolo. Ancora un breve tratto con la CH4 che è il simbolo del metano, l'economico propellente gassoso della mia carriola. Direttamente all'imbarcadero di Sulzano, dove ancora regna la quiete del lago. Per i 15 giorni d'apertura già prevedono 40-50.000 visitatori al giorno. Blinderanno la viabilità solo battello, treno o bus navetta per giungere a Cussì. Nemmeno fosse area 51, Sulzano proibita anche a moto, bici, skate e pedoni che arrivino dalla provinciale. Aloysius teme cartelli così. Dall'imbarcadero l'attracco della passerella è davanti alla prua di questo battello per 54 passeggeri, 120 in totale, in servizio dal 1988. Su alla tratta Sulzano Peschiera, andiamo! Qualche giorno prima dell'inaugurazione, il 18 giugno, verranno trainati qui i tronconi già pronti di passerella. Saranno avvitati fra loro e ancorati al fondo e per i battelli rimarrà il giro attorno a Montisola lato sponda bergamasca. Panoramica da Sulzano al promontorio di Montecolo, Montecolino e dietro la mole del Corno di Predore sulla sponda bergamasca e Montisola con Peschiera Maraglio, nostro approdo. San Paolo circondata, abbracciata dalla passerella. Sponda bresciana, sale Marasino, Marone e su, su, bello, Pisogne. A Peschiera, l'attracco della passerella da Sulzano è accanto all'imbarcadero. E quest'opera del celebre Cristo durerà solo 16 giorni, un'installazione effimera. Cito Cristo, camminerete sulle acque, sentirete le onde sotto i piedi, poi la passerella riciclabile sarà distrutta, l'opera resterà nei vostri cuori. Or dunque, arrivati camminando sulle acque a Peschiera, il telo giallo sul lungo lago poi ci accompagnerà alle altre due passerelle verso l'isoletta di San Paolo. Min cammino. Non circolano auto private a Montisola, ma scooter, moto e tanti ape anche folcloristici.
sodi nelle acque del lago. Il pesce del lago essiccato al sole è una delle caratteristiche dell'isola. Un'altra, salame, taglio della carne a coltello, non macinata, leggermente poi affumicato e stagionato. E poi c'è un olio di gran qualità e bassissima acidità. E sono nella zona delle Ere, il lido fra gli ulivi, fra Peschiera e Sensole. Ecco l'attracco della passerella verso l'isoletta di San Paolo. Su Opere e pensieri di Cristo cito: Cristo ha i suoi comandamenti. Rifiutare denaro e sponsorizzazioni gli consente di poter lavorare in totale libertà senza che la sua arte sia alterata o compromessa da interferenze esterne. Anche nel caso di The Floating Piers, l'intero costo dell'opera, compresi i permessi, la realizzazione dei materiali, l'installazione e la rimozione poi del progetto, è sostenuto dall'artista. Non sono accettate sponsorizzazioni di alcun genere, non è previsto un biglietto d'ingresso né è accettato il lavoro volontario. Per inciso, eccomi che aggiungo bonario, l'opera arriverà a costare, ultimi dati, anche una quindicina di milioni. Un surreale percorso a pelo d'acqua, un metafisico tappeto temporaneo che sarà giallo d'aglia, coi 90.000 metri quadrati di tessuto poliammidico cangiante pure alla luce. Il giallo posato su un sottostante tappeto tipo feltro, tanto per aumentare la sensazione morbida e fluttuante. Un'opera biblica, potrebbe dire l'artista, Cristo al secolo Vladimir Javacek. Sevino, suo nome ufficiale ma per tutti è il lago d'Iseo, è un gioiellino di lago tra la Franciacorta e la Val Camonica, e fra quei borghi corrono i binari della Brescia Idolo. Evidenzio la tratta davanti a noi, ancora con tante trappulelle 668, ecco. Che come immissario ed emissario ha il solo fiume Oglio, è un piccoletto, 65 km quadrati della sua superficie e la profondità arriva ai 250 metri, comunque per me resta sempre una bella boccata d'aria fresca, anche per lo spirito, sì. Floating Piers farà da fil rouge per imbastire il prossimo videino, che sarà in cabina della 200.05 delle Nord.